Il derby di Limbiate va al San Giorgio, che sconfigge di misura Oratorio Giovi in una sfida combattuta. Andando a vedere gli altri risultati di questa quinta giornata di ritorno, partiamo da una vittoria di misura 3-2 fra UDB Castelletto e Roger Milano. Avanti per due volte gli ospiti, in entrambi i casi vengono recuperati ed infine superati grazie al gol di Nichetti a 5 minuti dalla fine. Vince e si prende la testa della classifica OSAP, che travolge 8-2 San Bernardo. Protagonista assoluto della partita Basilio, autore di 6 gol. Due vittorie in tre giorni per Espresso MB, che dopo aver sconfitto nel recupero San Giorgio Limbiate annichilisce per 7-3 il gol a primo. Protagonista della vittoria Daddato e il solito Luca Molinari. Sembra essere guarita Cessna, che infila la seconda vittoria consecutiva grazie al 4-1 in casa contro Robur, alla seconda sconfitta consecutiva. Basilicata vero e proprio mattatore della gara con una tripletta. Infine stesso risultato per la sfida fra Colombara e Baita, con gli ospiti che passano in vantaggio, si vedono pareggiare dal gol di Zuppi, ma poi dilagano vincendo 1-4. Rinviate le sfide fra Nuovo Molinazzo, Polissenago e 4 Evangelisti Colbe. Nella classifica marcatori sempre Perrone dell'Oratorio Giovi primo a 38. Grazie alla tripletta si riavvicina Basilicata, indietro Romanò e Basilio. Nella classifica migliori giocatori Luca Molinari della Spes MB primo in doppia cifra, a guardare tutti dall'alto verso il basso. Segue Basilicata ad 8 e poi troviamo 3 giocatori a 7. Infine la classifica vede una nuova capolista questa settimana, OSAB, che scavalca Nuovo Molinazzo che deve recuperare una gara. A 39 anche UDB Castelletto.
scalano posizioni anche Cessna e Baita. In fondo, i 6 punti conquistati da Spess MB la rilanciano nella sfida salvezza.